Ciao a tutti, come trovare un fidanzato in 3 settimane? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Allora, in 21 giorni, come trovare un fidanzato in 21 giorni? Allora, questo è importante. Allora, perché in 21 giorni, se tu agisci bene, riesci anche a trovare un fidanzato. È possibile trovare un fidanzato in 21 giorni, ma come bisogna fare? Beh, la cosa fondamentale che devi fare è quella di metterti in gioco. Se vuoi trovare un fidanzato, non puoi stare comodamente sul divano di casa. Cioè, quando stai a casa, utilizzerai i social, utilizzerai delle app dove puoi conoscere persone, ma non devi stare solo a casa, è fondamentale mettersi in gioco, uscire fuori e buttarsi nella mischia, questo è fondamentale. Quindi inizia a conoscere ragazzi nei modi completamente più diversi. Allora, nei ritagli di tempo utilizza social e e app. Frequenta persone, devi andare dal macellaio se vuoi trovare la carne, dal farmacista se vuoi trovare l'aspirina, quindi evita di fare il contrario. Quindi, se vuoi trovare una persona con la quale stabilire un rapporto duraturo, una persona che possa essere valida, è poco probabile che tu la trovi nella balera di terza mano periferica della tua città. Ecco, è molto più probabile che tu possa trovarla frequentando ambienti di volontariato, quindi iscriviti a un volontariato, frequentando ambienti di centri culturali, corsi, cose di questo genere. È molto più facile frequentando magari gruppi dove si va a camminare in montagna, a fare delle cose, insomma, oppure fare uno sport, correre, fare, insomma, e frequentando anche altri ambienti. Poi guarda altre possibilità che normalmente non prendi in considerazione. Quando vai al bar, guardati intorno a prendere il caffè, al mattino a far colazione. Quando vai al supermercato, quando giri per i centri commerciali, puoi sempre incontrare delle persone che possono piacerti. Quindi, e allora puoi trovare anche altre persone da altre parti, un tuo collega di lavoro, che magari non avevi prestato attenzione, insomma, ce ne possono essere da tutte le parti. Ovviamente che devi avere autostima e sicurezza, devi trasudare autostima e sicurezza, dare degli stimoli all'uomo che vuoi iniziare a conquistare, devi dare degli stimoli. Se non dai degli stimoli, non c'è nessuna possibilità. Cosa vuol dire dare degli stimoli? Beh, dare degli stimoli visivi. Intanto vestiti in modo molto femminile, con i tacchi, la gonna, un intimo come si deve, nel senso che magari se metti l'autoreggente e casualmente ti si apre la gonna, scopri un attimino le gambe e poi richiudi subito, e lui intravede e subito che c'è uno stimolo, ma non deve squalificarti. Non deve squalificarti nel senso di dire questa è una di quelle, quindi deve avvenire in modo molto casuale. Stesso discorso, dicasi per il décolleté. Trucco poco, perché cioè, il trucco va leggero, è stato visto statisticamente che un trucco elevato dà problemi, quindi devi mantenere un trucco abbastanza leggero, devi dimostrarti allegra, sorridente. Non aver paura a conoscere, trova dei pretesti anche per dire al supermercato, sbatti col carrello alla persona che ti interessa, fai finta di essere distratta, boom, gli dai una carrellata e poi dopo vai a chiedere scusa, a fare, cosare e dare subito degli stimoli per farti conoscere. È veramente molto semplice, utilizzando lo sguardo, utilizzando il sorriso, stimolare gli uomini a conoscerti. Ecco che poi dopo tu dovrai ovviamente dare degli stimoli e poi tirare i remi in barca in modo tale che loro facciano un investimento su di te. Nel momento in cui fanno un investimento su di te, ottieni già un bel vantaggio. Che vantaggio ottieni? Ottieni il vantaggio di acquisire potenziale, perché più investono su di te, più acquisisci potenziale. Ovviamente per trovarlo in 3 settimane la cosa fondamentale è che agisci su più fronti in parallelo. Tanti fronti in parallelo e quando poi uscirai con qualcuno inizia a flirtare, a dare degli stimoli, ad esempio cinestesici, visivi come ho detto prima, e poi osserva la risposta. Se lui ti dà indicatore di interesse, se fa investimento su di te, tra tutti quelli che possibili, inizia a vederne più frequentemente uno, che potrebbe essere
diventare il tuo fidanzato, ma qualora poi non andasse bene, avresti sempre altre conoscenze che, insomma, hai sempre tenuto lì nel calderone. Per cui le possibilità ci sono, devi soltanto agire in modo determinato e preciso. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!